Un saluto carissimo a tutti. Oggi vorrei affrontare con voi una delle grandi sfide del nostro tempo, la sfida del dialogo interreligioso. È un orizzonte imprescindibile nella nostra società pluralistica e multireligiosa. E il documento di Abu Dhabi, forse, spero, molti di voi lo abbiano potuto vedere, cioè la dichiarazione che Papa Francesco, insieme col grande Imam di Al-Azhar, Hamad Al-Tayeb, hanno sottoscritto il 4 febbraio del 2019, 2 anni fa quindi circa, costituisce oggi una pietra miliare di questo cammino. E mi piace sottolineare soprattutto quella esplicita dichiarazione che apre questo documento e che dice: la fede porta il credente a vedere nell'altro un fratello da sostenere e ad amare. Fede e fraternità sono intrecciate. Questo orizzonte di un dialogo interreligioso che parte dalla consapevolezza che fede e fraternità sono intrecciate viene sottolineato anche da Papa Francesco che nell'Evangelii Gaudium, al numero 250, parla del dialogo interreligioso come una condizione necessaria per la pace nel mondo e pertanto come un dovere per i cristiani. Sono parole molto forti. È una condizione necessaria per la pace nel mondo. Ricordo già negli anni Ottanta Hans Küng parlava del ruolo delle religioni per costruire la pace e l'importanza di questo dialogo. Abbiamo fatto strada. Oggi Papa Francesco ci ricorda che il dialogo tra le religioni, tra i credenti delle religioni, diventa una condizione necessaria per costruire la pace. E di conseguenza, dice Papa Francesco, un dovere per i cristiani. Non è qualcosa di aggiuntivo, non è qualcosa dedicato a chi ha la buona anima di avere particolare affetto per chi è diverso da lui. È un dovere per i cristiani, perché è fondamentale per i cristiani essere a servizio della costruzione della pace. Dunque, il dialogo religioso si inserisce in questo contesto, nel contesto della necessità di costruire le condizioni della pace. E oggi le religioni hanno un ruolo molto importante per realizzare questo. Dall'altra parte, il dialogo interreligioso è una sfida cruciale nel nostro tempo anche da un punto di vista teologico, perché ci invita e ci spinge a ripensare molti temi e molti contenuti della nostra fede, della nostra dogmatica. Il teologo Geoffrey diceva che il pluralismo religioso tende a diventare l'orizzonte della teologia del XXI secolo e ci invita a rivisitare i grandi capitoli di tutta la dogmatica cristiana. Eh sì, certo, lo sappiamo bene, la presenza dei fratelli di altre religioni mette in questione punti radicali, il tema della rivelazione, il tema dell'unicità di Cristo, ma anche il ruolo della Chiesa e della sua missione, come appunto tra un po' vedremo. Dunque, sottolineata l'importanza del dialogo interreligioso, vorrei accennare a due aspetti. Il primo, fermarmi brevemente sul tema del dialogo. Si parla di dialogo interreligioso, quindi due parti, il dialogo e il dialogo interreligioso. Il dialogo, sappiamo oggi, almeno teoricamente, lo diciamo tutti, è fondamentale in tutte le relazioni umane, ma ancora più tra credenti. E qui mi piace sottolineare una cosa, e quando parlo di dialogo interreligioso, mi piace dire che è il dialogo fra credenti che credono diversamente o in forme religiose diverse. E questo lo dico perché non si tratta tanto di un dialogo tra religioni, cioè tra astrazioni, tra istituzioni, tra forme, ma un dialogo tra persone. Far dialogare tra loro le religioni significa far dialogare tra loro le persone che vivono l'esperienza di Dio dentro la forma religiosa che hanno assunto o nella quale sono stati nati o stati educati.
Quindi non si tratta di cose in astratto, come sappiamo sempre il dialogo tra le persone è sempre molto più fecondo delle teorie, e anche se vediamo ci sarà una parte in cui si tratterà di approfondire anche i contenuti e le forme del religioso, ma dialogo interreligioso è dialogo fra credenti di diverse religioni. Dunque dicevo, se è importante per tutti, il dialogo fra i credenti è una cosa ancora più importante. Il documento di Abu Dhabi dice: dichiariamo di adottare la cultura del dialogo. Questa è una scelta forte, profonda, adottare la cultura del dialogo. E qui mi fa subito pensare a un aspetto che vorrei mettere in luce. L'atteggiamento e il metodo del dialogo cambia anzitutto il modo di essere e di intendere se stessi. Paolo VI, già gli anni 60, quando scriveva quella meravigliosa enciclica Ecclesiam Suam, diceva che il dialogo è la nuova maniera di essere Chiesa. Come a dire, il dialogo non è solo una strategia, è un metodo, ma è anche un atteggiamento. Ed è un modo di pensare se stessi in relazione all'altro, non solo un modo di fare. E in questa enciclica, l'Ecclesiam Suam, come forse sapete, 1964, siamo durante il concilio, il periodo di vacanza del concilio perché era l'estate quando è uscita, ma nel 64 è la prima enciclica in cui compare il termine dialogo. E la ricordo anche perché mi sembra che assieme all'Evangelii Nuntiandi è una delle fonti primarie dell'Evangelii Gaudium. Papa Francesco l'ha, come dire, elaborata bene e la manifesta tutta l'attenzione a questa enciclica nel suo testo. E dove, per esempio, nella parte dove Francesco affronta il dialogo sociale, riprende un po' quella logica dei cerchi concentrici del dialogo di cui Paolo VI parlava. Dunque, ecco il primo elemento. Il dialogo è anzitutto un atteggiamento che cambia il modo di intendere se stessi e il modo di porsi davanti all'altro. Ma certamente la critica principale che viene fatta oggi al tema del dialogo è che si tratta di una maniera per far passare relativismo e buonismo. Il dialogo è questo. Beh, io direi, il dialogo è tale solo quando mantiene una equilibrata tensione tra verità e libertà, cioè quando rispetta pienamente la libertà dell'altro e quindi non diventa fondamentalismo, proselitismo, va bene, ma anche quando rispetta profondamente la verità, e cioè non nasconde o non rimuove lo scandalo, per così dire, della propria posizione. Ad esempio lo scandalo di Gesù di Nazareth, figlio di Dio incarnato, lo scandalo del volto di Dio che Gesù di Nazareth ci propone. Questo non può essere obliterato in un dialogo, pur essendo evidentemente proposto e presentato dentro il contesto di uno stile che non è quello del fondamentalismo e del proselitismo. Quindi la propria verità, per così dire, non si tratta di imporla e né di nasconderla, ma di metterla in gioco, e imparando a comprendere meglio, anche attraverso il dialogo, la propria stessa posizione e la propria stessa verità. E Papa Francesco, sempre nel numero 251 della Evangelii Gaudium, scrive: un sincretismo conciliante sarebbe in ultima analisi un totalitarismo di quanti pretendono di conciliare prescindendo da valori che li trascendono e di cui non sono padroni. Interessante questa sottolineatura. Mettere insieme tutto, nascondere la propria verità, far finta di niente, come si dice, significa non essere consapevoli che quei valori i quali tu sei profondamente convinto, che quei valori che hai ricevuto, che quella verità di fede che ti è stata data, non è qualcosa di cui tu sei padrone, ma è qualcosa che tu hai ricevuto in dono e che devi gestire, accogliere e in qualche maniera anche mettere
a servizio eventualmente degli altri. La vera apertura implica il mantenersi fermi nelle proprie condizioni più profonde, con una identità chiara e gioiosa, ma aperti a comprendere quelle dell'altro e sapendo che il dialogo può arricchire ognuno. Dialogo che arricchisce dunque gli altri. Questo elemento, il dialogo che arricchisce la propria identità, mi pare sia importante proprio perché anche il dialogo interreligioso è orientato anzitutto a far sì che ognuno approfondisca meglio la propria relazione con Dio. Cioè incontrandomi, dialogando con l'altro credente, sono anzitutto invitato a purificare, per così dire, a comprendere meglio e a mettere in gioco la mia profonda conoscenza di Dio. Insomma, il dialogo ci aiuta a costruire progressivamente la nostra identità come identità relazionale. E qui permettetemi un accenno a un passaggio del testo degli Atti degli Apostoli che mi ha colpito in questo senso. E voi ricordate forse il testo di Atti 11, quando si parla della fondazione della Chiesa di Antiochia. Dopo la persecuzione a Gerusalemme, alcuni sono fuggiti, cristiani, sono andati ad Antiochia e lì dentro la vita della comunità qualcuno ha iniziato a predicare ai pagani. E incredibilmente questi hanno accolto l'invito del Vangelo ed è nata una comunità di ebrei e pagani. Evidentemente la cosa ha suscitato qualche preoccupazione. A Gerusalemme mandano il visitatore apostolico, per dirla con un termine attuale, Barnaba. Grazie a Dio l'hanno scelto bene, perché Barnaba, uomo saggio e di grande fede, va, guarda e vede le opere di Dio in questa realtà qui. E quindi benedice questa operazione e qui partirà poi l'esperienza della Chiesa di Antiochia. Tutto questo era il contesto. Questo episodio si conclude con una breve nota di Luca, l'autore degli Atti, il quale dice: ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Una nota che si potrebbe dire pura cronaca, la mette lì per darci una notizia interessante, eccetera, può essere. Ma nell'ottica che dicevo prima, io la leggo proprio con questa sottolineatura. Ad Antiochia, cioè nel luogo dove i cristiani hanno avuto il coraggio di aprirsi al dialogo con la diversità dei pagani, per la prima volta sono stati chiamati cristiani, cioè hanno manifestato quella che sempre di più è la dimensione più profonda, il nucleo più vero della loro identità. Da lì sono stati chiamati cristiani. Prima erano quelli della via, i discepoli, benissimo, ma in questo dialogo aperto, in questo confronto coraggioso, hanno in qualche misura loro stessi compreso meglio la loro identità. Noi siamo cristiani, cioè siamo uomini e donne che vivono di Cristo Gesù. Punto. Questo per dire che lì dove il dialogo è serio, lì dove il dialogo è giocato nella maniera più vera, mi pare abbiamo la possibilità di riscoprire sempre di più anche la nostra stessa identità, quindi ciascuno la propria identità, identità relazionale. E da questo punto di vista sottolineo che il dialogo interreligioso non ha lo scopo di costruire una religione unica e universale, una sorta di omogenizzazione di tutti, frullando bene tutti gli elementi e facendo venire fuori un'altra cosa. Questa in realtà è un po' la linea, e io dico il rischio, di alcune posizioni. Creiamo una religione universale mettendo dentro un po' di tutto e mescolando bene, così viene fuori il meglio di tutto. Non è questo l'obiettivo, e chi ha un po' di esperienza proprio concreta del dialogo tra i credenti sa che questo non è pensabile. Perché rinunciare alla propria identità non aiuta il dialogo. Il dialogo è sempre tra diversi. E l'obiettivo, per dirla con la famosa anche qui espressione del grande vescovo Tonino Bello, non è l'omogeneizzazione delle posizioni, ma la convivialità delle differenze. Non dialoghiamo per fare una religione unica,
o per far entrare tutti in una o l'altra delle nostre religioni, ma perché la diversità di approccio al mistero di Dio possa essere condiviso da tutti, per arricchire tutti e aiutare tutti a vivere, direbbe Francesco, da fratelli. Ecco, detto questo un po' sul dialogo, mi permetto di sottolineare alcuni livelli, potremmo dire così, del dialogo. Nel dialogo interreligioso forse qualcuno, per qualcuno sarà scontato perché l'avete sentito già dire molte volte, ma lo ripeto brevemente, il dialogo nell'ambito interreligioso, dunque, tra credenti delle diverse religioni, avviene a livelli diversi ed è importante che siano sondati, per così dire, vissuti tutti questi livelli. Il primo è quello che chiamerei il dialogo della vita. È il livello base, ma è quello che accennavo prima. Il dialogo avviene tra persone credenti. Dunque si tratta dello sforzo di ascoltarsi, di conoscersi, di condividere insieme i problemi del quotidiano, della vita. Più si sta insieme, più crollano, per così dire, tante barriere, ma questo è vero per ogni esperienza, più entra, ecco, nella consapevolezza che non ho davanti una figura, ma ho davanti un volto. Non è ciò che io mi immagino, non è una religione, quella persona che ho davanti a me, ma un altro, un volto con cui posso entrare in dialogo. Un secondo livello, si dice sempre, è il cosiddetto dialogo delle opere. E sì, questo vale anche tra cristiani, ma ancora di più tra credenti delle diverse religioni. E ci si conosce, ci si confronta, si dialoga insieme, operando insieme. E operando insieme per cosa? Per il bene degli altri. Ecco allora tutto il grande cammino, che è già forma di dialogo, per impegnarsi insieme sul fronte della giustizia, della solidarietà, della pace e di tutti i vari temi. Ma iniziando dal concreto, piccolissimo. E qui mi piace buttare un esempio minimale, ma che ci dice come anche tra di noi ci sono queste esperienze. E quando la settimana scorsa è stato aperto il dormitorio nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, alle 100 chiavi, sono stati coinvolti dei volontari per la gestione, perché è tutto gestito da volontari. E tra questi volontari ci sono anche dei musulmani, che hanno accolto l'invito di aiutare insieme per gestire questo. Piccola cosa, ma voglio dire, iniziamo a dialogare lavorando insieme sui temi. D'altra parte Abu Dhabi ce lo ricorda anche, il lavorare insieme per il bene dell'uomo è la strada anche di un dialogo. Peraltro dico anche che insieme le religioni possono offrire un contributo importantissimo al mondo di oggi, ricordando, direi così, la dimensione della trascendenza. Cioè mantenere viva l'attenzione alla trascendenza è un ruolo fondamentale delle religioni oggi ed è un servizio importante per tutti. In questo documento si richiama anche questo aspetto. Un terzo livello, chiamiamolo così, è il cosiddetto livello degli scambi teologici. Appunto, qui siamo nell'ambito, diciamo così, degli esperti, dove appunto si cerca di sondare le ricchezze delle diverse esperienze, si cerca di confrontare le diverse eredità religiose, si cerca di apprezzare ed eventualmente sottolineare elementi problematici delle diverse esperienze. E infine c'è un livello che è quello del dialogo dell'esperienza spirituale. Pensiamo ai grandi appuntamenti che sono stati anche dei segni molto forti dal punto di vista simbolico, il grande raduno che Papa Giovanni Paolo II nel 1986 ha proposto ad Assisi per tutte le religioni. Preghiamo insieme per la pace. Ognuno prega, ma siamo tutti lì per orientare insieme il nostro sforzo spirituale per il bene degli altri. Ed esperienze di momenti di condivisione della spiritualità se ne trovano molti e si stanno diffondendo anche in molti ambiti, perché anche questo è interessante ed è bello. Abbiamo fatto anche noi l'esperienza qui in diocesi qualche anno fa con i rappresentanti delle diverse religioni ed è bello incontrarsi e scambiarsi anche la condivisione di quello che spiritualmente uno sta vivendo dentro della sua religione. Come sto vivendo io la mia relazione con Dio dentro l'esperienza dura della sofferenza,
dentro l'esperienza stupenda dell'amore, dentro l'esperienza faticosa del portare avanti una famiglia, eccetera, eccetera. Ecco, condividere l'esperienza spirituale, la propria relazione con Dio. Chiudo questo tema sul dialogo con un testo molto bello, sempre del documento di Abu Dhabi, che ci ricorda anche come dialogo significa superamento della logica della violenza. La cultura del dialogo è esattamente l'opposto della cultura della violenza, di dove la violenza è da un lato imposizione, dall'altro fretta che non ha la pazienza di attendere la maturazione della comunione tra le persone. E ci capiamo bene. Cito e leggo questo brano perché mi sembra molto bello. Si dice così: altresì dichiariamo fermamente che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, di ostilità, di estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. E qui subito mi direte, beh, quando mai? Ne abbiamo viste di tutti i colori nella storia. Sì, però è interessante quello che segue. Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell'uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato, in alcune fasi della storia, dell'influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini, per portarli a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità delle religioni, per realizzare fini politici ed economici mondani e miopi. Dunque, questo rifiuto veramente forte e direi così insuperabile della violenza non è tanto una presa d'atto della situazione, purtroppo, non è una fenomenologia, ma è il richiamo che lì dove c'è vera religione non può esserci la violenza. E a me colpisce molto questo testo perché è la presa di posizione molto forte, decisa e inequivocabile, direi, più di così, e che questa è la convinzione profonda. Chi opera violenza in nome di Dio è in una posizione che non ha a che vedere con la verità delle religioni. E infatti si dice ancora: per questo noi chiediamo a tutti, e teniamo presente che qui non sono solo cristiani, ci sono anche i musulmani, che in larga parte sono molto in linea con questo, ma che sappiamo molte volte nella nostra mentalità vengono, come dire, delineati come violenti, eccetera. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all'odio, alla violenza, all'estremismo e al fanatismo cieco, e di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Ecco, quelle parole forti che tante volte, anche in occasione dei drammatici atti di terrorismo che negli anni scorsi abbiamo dovuto soffrire, quelle parole forti, inequivocabili, che molte volte invocavamo, beh, mi pare che qui sono veramente espresse. Si tratta di prenderle sul serio, ma ufficialmente, nella forma più alta dell'ufficialità, almeno per quanto riguarda la Chiesa Cattolica e per chi fa riferimento all'imam di El-Azhar, sono estremamente forti. Lo chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra loro, e neppure per essere torturati o umiliati nella loro vita. Infatti, ed ecco questo un altro passaggio molto interessante, Dio l'Onnipotente non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il suo nome venga usato per terrorizzare la gente. Terrorizzare, terrorismo, che è chiarissimo. Dio non si difende con la violenza, perché non ha bisogno che noi lo difendiamo, ha bisogno che noi lo testimoniamo. E chiudo questo elemento sul dialogo. Dialogo interreligioso. Dicevo, il dialogo cruciale, ho provato a spezzare alcuni elementi che mi sembrano interessanti. Dall'altra parte, il dialogo interreligioso ci sfida sul pensiero teologico e soprattutto su alcuni nodi fondamentali. E qui, senza dilungarmi troppo, però vorrei mettere qui in fila almeno tre punti che per la nostra, diciamo, riflessione teologica, soprattutto in ambito cristiano cattolico, sono fondamentali.
sono stati e sono continuamente affrontati in questo momento in cui il tema della teologia delle religioni è un tema molto forte anche teologicamente. Un primo nodo è il nodo sul tema della salvezza. Quello che una volta appunto veniva giocato con quella formula molto, molto chiara, extra ecclesia nulla salus, o sei dentro nella Chiesa o sei dannato addirittura, nelle espressioni più forti. Poi sul serio fino in fondo questa non l'ho mai preso nessuno, però diciamo la tendenza di dire le altre religioni sono tutto negatività e chi è dentro non ha la possibilità di un vero incontro con Dio, questo era abbastanza chiaro. Il tema della salvezza gioca, vorrei dire così, tra due capisaldi che troviamo espressi in due versetti di San Paolo, nella prima lettera a Timoteo. Al capitolo 2 si dice, nel versetto 4, Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Ecco, questo è il primo fondamentale caposaldo e il Concilio ci ha ricordato esattamente questa volontà di Dio. La salvezza di tutti gli uomini, dunque, non solo di chi esplicitamente, riposa sotto questa volontà di Dio, che vuole salvare tutti e dunque dovrà trovare i modi per farlo. Insieme però l'altro elemento fondamentale, nel versetto successivo si dice «Unico infatti è Dio, unico anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù che ha dato se stesso per noi». Dunque, volontà salvifica universale di Dio, Dio vuole tutti gli uomini salvi, e unicità della mediazione di Cristo, Cristo è l'unico salvatore. Ecco, attorno a questi due, come dire, poli gioca la grande riflessione sul tema della salvezza. A questo tema ha dedicato un bel numero Giovanni Paolo II quando nel 1990 scrive la Redentoris Missio, uno degli ultimi grandi testi sulla missione proprio, che partiva da questa, esattamente questa consapevolezza, ridare vigore alla missione. E qui è interessante perché se andate a rileggervi l'apertura di questo documento vi trovate esattamente la stessa passione di Evangelii Gaudium. Voglio che la Chiesa prenda sul serio di nuovo l'entusiasmo della passione missionaria. Bene, e il tema è questo, la passione missionaria c'è se ci convinciamo che vale la pena la missione. E allora dentro questo mondo plurale, dentro il dialogo interreligioso, che senso e che valore ha ancora la missione? Questo era il grande tema di questa enciclica. Ma a proposito di questo tema della salvezza, dicevo, al numero 10 c'è un testo molto bello che esplicita molto bene questa polarità e anche, direi, la posizione che dopo il Concilio è maturata rispetto a questo tema. Anche qui ho l'universalità della salvezza non significa che essa è accordata solo a coloro che in modo esplicito credono in Dio e sono entrati nella Chiesa. Altrimenti, diremo tra l'altro noi, sarebbero veramente pochi rispetto ai tantissimi che ancora non lo fanno. Ma perché? Ecco qui il motivo molto bello. Se è destinata a tutti, la salvezza deve essere messa in concreto a disposizione di tutti. Ma è evidente che oggi, come in passato, molti uomini non hanno la possibilità di conoscere o di accettare la rivelazione del Vangelo. E si vivono in condizioni socioculturali che non lo permettono e spesso sono stati educati in altre tradizioni religiose. Per essi, la salvezza di Cristo è accessibile in virtù di una grazia che, pur avendo una misteriosa relazione con la Chiesa, non li introduce formalmente in essa, ma li illumina in modo adeguato alla loro situazione interiore e ambientale. Questa grazia proviene da Cristo, è frutto del suo sacrificio ed è comunicata dallo Spirito Santo e permette a ciascuno di giungere alla salvezza con la sua libera collaborazione. Ecco, mi pare una sintesi molto significativa e molto forte. La salvezza Dio vuole concretamente metterla a disposizione di tutti. E dunque quella salvezza che si ottiene in Cristo Gesù e attraverso Cristo Gesù
nelle forme che lo Spirito Santo opera dentro le diverse realtà, possono concretamente dare la possibilità di accogliere liberamente e quindi rispondere e corrispondere alla salvezza in Cristo. E a conclusione cita un testo fondamentale, che è il passaggio di Gaudium et Spes numero 22, quando appunto su questo tema il Concilio si esprimeva, dicendo così: l'obiettivo della salvezza, quindi l'essere uniti al mistero pasquale di Cristo e risorgere con Lui, non vale solo per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo infatti è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale. Ecco, questo è il grande. Il Concilio riconosce molto onestamente, nel modo che Dio conosce, noi non lo conosciamo, e in questi anni teologicamente abbiamo cercato di sondare, trovare, comprendere meglio quali sono queste forme, questi modi attraverso cui appunto Dio permette a ciascun uomo di venire associato al mistero pasquale di Cristo. Oggi ad esempio la logica del dono di sé, che costituisce il cuore del mistero della croce, è una delle strade attraverso cui si pensa come in questo modo Dio faccia unire le persone al mistero di Cristo. Chi è capace di dare la propria vita per amore entra dentro il dinamismo del mistero pasquale, quindi in qualche misura entra in contatto, in comunione col Cristo. Ma diciamo, ecco, il Concilio al tempo dice solo nelle forme che Dio solo conosce, noi non lo sappiamo. Però apre questo grande orizzonte per superare la rigidità di un tema della salvezza che poteva bloccare. La salvezza è concretamente messa a disposizione di tutti gli uomini. Perché? Perché appunto in Cristo Gesù tutti gli uomini sono salvati. E la riflessione dicevo, il nodo che oggi occupa anche un po' i teologi, è capire meglio rispetto alle altre religioni come questo avvenga. E qui anche sempre il Papa Giovanni Paolo II parlava, al numero 5 di Redentoris Missio, del tema delle mediazioni partecipate. Cioè diceva che appunto ci possono essere, l'unico mediatore è Cristo Gesù, però ci possono essere delle mediazioni partecipate, le altre religioni appunto, di vario tipo e di vario ordine, che però attingono valore e significato unicamente da quella di Cristo e non possono essere intese come parallele o complementari. La visione cristiana è esattamente questa: mediazioni sì per quelle persone, mediazioni dell'unica salvezza di Cristo Gesù. Bene. Un altro tema importante è il tema dell'assolutezza di Gesù, l'abbiamo già detto, unico mediatore, però la questione riguarda questo: ma è possibile accettare una visione, chiamiamola così, relativistica rispetto alla verità di Cristo? Cioè la verità di Gesù può essere intesa come relativa, parziale, incompleta, che deve essere ulteriormente completata? Beh, la visione cristiana e la pretesa cristiana è l'insuperabilità della rivelazione di Dio in Cristo Gesù. Per così dire, in Gesù Dio ci ha detto e ci ha dato tutto. Più di così, salvo il nostro entrare nella comprensione di quel più, non possiamo pensare. Quindi è vero che la verità cristiana poi nel concreto della storia, nel suo storicizzarsi dentro il cristianesimo, dentro le forme della Chiesa testimoniale, ha dei tratti di relatività che sono appunto caratteristici della storicità, del modo con cui noi stessi annunciamo e viviamo quella verità cristiana. È il mistero di Cristo che è assoluto, non la testimonianza della Chiesa o le forme concrete con cui noi diamo storicamente, come dire, concretezza a questa verità. Però questo non vuol dire che
la verità di Cristo possa essere considerata come parziale o aperta a ulteriori sviluppi. Questo perché, e qui vorrei chiudere proprio sottolineando questo aspetto importante, per il contenuto di questa rivelazione, cioè la rivelazione di Gesù è la manifestazione della dedizione di Dio, cioè è l'assolutezza di Dio come un amore che si dona. Dunque, non è superabile, non può essere ipotetico, non può essere integrato questo mistero di un Dio rivelato da Gesù come amore che si dona totalmente. Come si potrebbe dare a questa rivelazione qualche elemento di relatività? E allora è in questo che sta l'assolutezza. Cioè il volto di Dio che Gesù ci ha narrato, e questo perché lui in qualche misura, e noi lo riconosciamo, è Dio, ha il volto di questa dedizione assoluta che disambigua definitivamente il volto di Dio e toglie dal volto di Dio ogni tratto negativo, di carattere violento, di carattere padronale, eccetera, eccetera. E ci svela quello che alla fine San Giovanni riassumeva in maniera splendida: Dio è amore. Dunque, l'assolutezza del cristianesimo e del mistero di Cristo sta qui, cioè nel contenuto del volto di Dio che Gesù ci rivela. Dio è amore che si dona. E l'esperienza religiosa si trasforma davanti a questo obiettivo, perché non c'è più la necessità di un uomo che si sacrifichi per Dio davanti alla rivelazione di un Dio che si sacrifica per l'uomo. E qui anche tutto il tema del sacrificio viene ripensato, eccetera, eccetera. Ma ripeto, l'assolutezza sta dentro questa idea qui. L'amore radicale che si dona all'uomo, l'amore che dà vita, un Dio che è amore e solo amore e che per l'uomo arriva a donare se stesso, questa è una rivelazione, un assoluto, diremo così, di rivelazione di Dio che non può trovare ulteriori, come dire, elementi di completezza. Casomai siamo noi che dobbiamo entrare sempre più profondamente nella grandezza di questo mistero. Ma è quello che dice San Paolo quando ci ricordava che piega le ginocchia davanti a Dio perché noi possiamo penetrare sempre di più nella lunghezza, larghezza, profondità, altezza del mistero di Cristo, che ci supera continuamente. Ma ci supera perché noi non riusciamo a comprenderlo e a viverlo, non perché abbia bisogno di qualcos'altro. Questo amore di Dio, così totale, non ha bisogno d'altro. E chiudo con l'ultimo aspetto problematico. Chiaramente su questi temi, come vi dicevo, il dibattito e la riflessione è amplissima e ampia. Io ho solo sottolineato alcuni brevissimi spunti che però mi sembrano interessanti. E dicevo, il terzo punto importante riguarda il ruolo della Chiesa, dunque, e il tema della missione, come abbiamo visto. Anche qui si dice, beh, allora se non andiamo tutti d'accordo, se dialoghiamo con gli altri, se il mistero di Cristo può raggiungere anche gli altri, eccetera, allora ha ancora un senso la Chiesa? Se non è necessario che tu salti su questa arca di Noè, perché sennò sei definitivamente fallito, non ha più senso, non ha più valore? Ecco, già il Concilio ci aiutava a comprendere la Chiesa nell'ottica del sacramento, segno e strumento dentro il cammino comune della grande famiglia umana, del mistero di Cristo che ci salva, e strumento per camminare insieme verso il regno di Dio. Dunque, una chiesa che già la Lumen Gentium chiamava luna e non il sole che splende per tutti e l'unico punto di riferimento, ma colei che costantemente riflette la luce dell'unico sole e dell'unica luce che è Gesù Cristo. Dunque, una chiesa non tanto di fronte al mondo, ma una chiesa che insieme con gli uomini cammina nel mondo. Gaudium et spes, la chiesa nel mondo contemporaneo, non di fronte, non sopra, eccetera. E anche qui non mi fermo tanto, ma i temi sono molto forti. Però capite che è una prospettiva diversa che, ripeto, non è nuova, il Concilio ci ha già avviati su questo, ma forse oggi
siamo anche un po' più aiutati a fare finalmente questo salto di qualità nel riconoscere. Una Chiesa dunque che scova costantemente i semi e i segni del Regno di Dio presente in mezzo a noi e dentro la storia degli uomini. Però, se la Chiesa è questo, bene, segno e strumento, quindi non è necessario che tutti siano nella Chiesa, però è necessario che ci sia la Chiesa perché il mistero di Cristo non perda il suo appeal, il suo riferimento, perché non venga dimenticato questo mistero e perché gli uomini non perdano un riferimento che aiuta a spingere la storia verso il Regno dei Cieli, il Regno di Dio. L'altro tema si diceva la missione, ma allora è inutile la missione se dialoghiamo, se è così, forse la missione è superata a favore del dialogo. Non serve più se non devi convertire gli altri, se non devi andare a salvarli, se non devi battezzarli perché sennò si dannano, cosa serve la missione? Grande tema anche questo. Ma la riflessione che oggi emerge sempre di più nell'ambito della teologia delle religioni è proprio questo spostamento di accento più sulla dimensione cristologica che su quella salvifica, in questo senso. Cioè, la missione, prima ancora che dalla consapevolezza della necessità di salvare gli altri, nasce dalla bellezza dell'incontro con Gesù Cristo e del Dio di Gesù Cristo. Cioè, la passione di far conoscere la bellezza entusiasmante del Vangelo. E qui c'è un numero bellissimo di Papa Francesco, che nel 266... che esprime esattamente questa consapevolezza e questa logica. Prima ancora che andare dagli altri a dovergli annunciare il Vangelo, perché sennò non si salvano, il motivo profondo della mia missione, della passione missionaria, è proprio, dice Papa Francesco, la convinzione che conoscere Gesù o non conoscerlo non è la stessa cosa. E vi leggo alcune altre espressioni di questo numero 266. Non si può perseverare in un'evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo. Non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni. Non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua parola. Non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui o non poterlo fare, eccetera, eccetera. Dunque, è il fascino di questo volto di Dio che Gesù ci ha raccontato, ci ha narrato, è il fascino di questa vita buona che viene dall'avere conosciuto Gesù di Nazaret e il mistero del suo amore che ci spinge a condividere questa gioia con gli altri, in una logica di maggior gratuità dunque, la gratuità affascinante di una rivelazione che nasce come sorpresa di un Dio amante dell'uomo e che si sviluppa dentro il nostro cuore come desiderio di comunicarlo agli altri. Beh, qui pensate quel famoso capitolo 1 di Giovanni, la bellezza e la freschezza di quel racconto di Giovanni e Andrea che vanno da Pietro, da Filippo, eccetera. Abbiamo visto il Messia, l'abbiamo incontrato, finalmente abbiamo trovato questa gioia. È la gioia dell'Evangelo che è il motivo della missione. Per cui anche a un altro che rimarrà dentro la propria esperienza, io non posso non condividere la bellezza di questa meraviglia che ho scoperto. Quindi il passaggio più che al convertire è al condividere, il che non chiude la possibilità che nella libertà dell'altro il fascino di Cristo possa portarlo addirittura a condividere poi la stessa esperienza. Quindi la missione non è che debba eliminare definitivamente ogni possibilità di conversione, ma l'obiettivo principale è comunicare la gioia di questo incontro, comunicare la bellezza di questo volto di Dio, manifestare che noi abbiamo conosciuto in Cristo Gesù un volto di Dio che è talmente straordinariamente bello che non possiamo fare a meno di dirlo a tutti e vorremmo che tutti lo potessero coinvolgere. E questo volto così bello lo possiamo trovare in alcuni tratti, magari anche nel volto che viene manifestato da altre religioni, ma
e vogliamo condividerlo perché tutti abbiano la possibilità di entrare dentro il fascino di questo mistero. Ecco, questi erano alcuni spunti di un tema molto importante, ma che forse ci può aiutare a prendere sul serio questa grande sfida del nostro tempo.